Mad 24, tragedia moderna di una mistica del 600. È l'ultima fatica, posso dire così, Cinzia? È l'ultima gioia. È l'ultima gioia di Cinzia della Ciana. Allora, Cinzia, è un libro, cioè è diverso dal genere che tu hai fatto fino a questo momento, possiamo dire? È un libretto, non solo fisicamente. Sì, perché è carinissimo, perché no? È... Da borsetta quasi. Sì, ha lo stesso formato che aveva però Tre passi con Dante, che, sì, per il quale mi hai ospitato lo scorso anno, e contiene dentro un libretto, nel senso che un libretto teatrale, e ha avuto anche la sua sonorizzazione grazie a un'amica che è Roberta Vacca, una compositrice aquilana, e quindi è un libretto teatrale che verrà messo in scena, e anzi, insomma, stiamo mettendolo in scena con letture e sonorizzazioni. Cioè, dal Salone di Torino, a cui è stato anche presente il tuo libro. Esatto, i tuoi libri. Il battesimo l'ha avuto proprio al Salone di Torino, in Stand Fuis, Regione Toscana. Poi siamo passati proprio al Salone Monumentale della Regione Toscana, Accademia Petrarca, Accademia Casentinese, una serie di date che ci porteranno all'Aquila, che è proprio il cuore originario del libro. 2022, una tragedia di una mistica del 600. Una mistica del 600, vogliamo curiosare un po' sul personaggio, perché Mad, Mad è, diciamo, la contrazione della parola Maddalena, al secolo Apollonia, di cognome 24. Ho voluto usare questo titolo per il libro perché mi sembrava quasi provocatorio una formula chimica che sprigionasse energia. Tanta è la forza del personaggio storico che evoca, che appunto è veramente esistito, oggetto di un saggio di una carissima amica docente all'Università dell'Aquila, Silvia Mantini, che ha trovato un manoscritto di questa mistica, e dallo studio del manoscritto, che è passato nelle mie mani, è nata il desiderio forte di dare voce a questa donna che ha ancora un messaggio energico da passare alle donne. Qual è il messaggio? Il messaggio è quello della autodeterminazione. Quindi io ho fatto una operazione un po' particolare, non ho portato il passato nel presente, ma ho spostato il presente nel passato. Essere donna nel 600 significa... Cioè, questa poi era una mistica, voglio dire, aveva già... Era una mistica, entra in convento, esce dal convento, non diventa moglie, non diventa madre, non sarà mai santa, proprio perché sceglie la religiosità come forma di libertà, un contatto diretto con Dio, non mediato da alcuna struttura religiosa. Cioè, diciamo che all'epoca non era una scelta andare in convento, no? No, cioè, diciamo che era un'imposizione. E quindi voglio dire, non è che tutte fossero con una portate, no, per il convento, quindi lei è una ha scelto... No, lei, diciamo, inizia questo percorso già con l'idea però di non accettare una clausura, perché questa avrebbe in qualche modo limitato la sua espressività, che poi diventa non solo una misticità di preghiera, ma diventa anche una operatività, perché lei riesce a aprire un oratorio dove accogliere donne, e quindi è un momento di confronto che è talmente fastidioso per il potere dell'epoca che entrerà nel mirino del Sant'Uffizio, che le imporrà di scrivere un diario proprio per trovare delle prove di eresia. E questo diario, sì, perché all'epoca questo, l'eresia, se poi si poteva essere... Bastava essere diverse, in qualche modo. E già alzare gli occhi da terra per una donna era una diversità. E mi sono quindi presa la voce di Mad, che gioca anche ovviamente con il termine inglese, mi sono presa la voce di Mad e l'ho messa in bocca a una donna moderna che si chiama Cecilia, e che in un approccio, in un percorso interiore, vedrà emergere sempre più forte il messaggio di questa Maddalena. Quanto c'è di Cecilia, di Cinzia? Ma diciamo che tutte le volte che tutte le volte della Ciana, oltre che scrittrice, insomma, è avvocato, quindi voglio dire, avvocato proprio, diciamo,
radicato, no? Il pensiero alla terra, alla legge, e quindi qui... Sì, ma diciamo qui c'è tanta passione di sentire la forza dell'attaccamento alla vita e la forza dell'importanza della parola. La parola come un momento in cui si afferma la propria autodeterminazione. Ma poi è anche un tema attuale, no? Cioè le donne, vediamo anche i femminicidi, la parola femminicidio fino a tempo fa non esisteva. Sì, oggi è anche abusata, perché poi alla fine, abusata nel senso che alla fine si parla di quella violenza che in qualche modo ha una ribalta, mentre della violenza più silenziosa, sì, quella che serpeggia e che quotidianamente spesso le donne si trovano a subire, è meno così, fa meno audience, quindi, però è quella più diffusa. Io penso che una sensibilità culturale in questo senso non vada abbandonata, e quindi il messaggio di affermare la femminilità come valore, anche valore diverso nel ruolo, è un messaggio forte che ha la sua importanza ancora oggi. Quindi MAD 24 lo troviamo su Amazon, presumo, anche nelle librerie. MAD 24 è ovunque, nel senso che dalle librerie ai maggiori portali, sì. No, visto che voglio dire... Ma soprattutto verremo a cercarvi, perché siamo un po' in giro in Italia e con Andrea Matucci, Roberta Vacca e la sua musica abbiamo appunto dei momenti... La bellezza del teatro è quella di poter incontrare il pubblico, che poi è colui che finisce l'opera, perché interpreta... Senza pubblico non avrebbe la vita, no? Il confronto è un momento stimolante della scrittura, è questo che mi piace. E allora, Cinzia Della Ciana, MAD 24, tragedia moderna di una mistica del Seicento.